Una città sul mare, una cittadina immersa nel verde e nella cultura, tra siti archeologici e ambienti naturali. Un bel posto per viverci dopo tutto. I nostri anziani così la ricordano. Quando Anzio era una perla nel Tirreno ed i turisti arrivavano a frotte per godere del mare, del clima, della bella accoglienza. Sentiamo gli echi di un passato lontano, dalla preistoria ai Volsci alla trionfante stagione romana con la grandiosa villa di Nerone. E poi, per secoli la natura riconquista il territorio con il bosco e la palude ed Anzio letteralmente scompare. E poi, ecco, risorge a nuova vita e Anzio deve delizio. Con le grandi ville cardinalizie e con il porto settecentesco. Il tempo scorre, ancora, a fine 800 Anzio villeggiatura dorata e di riporto del Bella Liberty. Si incontrano per le nostre vie i protagonisti della politica e dell'arte di Roma capitale d'Italia. E insieme la vita vera dei pescatori, le vele, le reti, le paranze e le managli. Memorie perdute? Per sempre? Ma adesso? Io cerco fuori da mia casa tutta questa bellezza, ma quello che vedo denuncia un'altra realtà. Attraversiamo un ponte tra desideri e fantasie, le belle possibilità di un territorio offese e tradite da meschine ambizioni, dai profitti, gli interessi di pochi. Alla fine del ponte c'è il disinganno, l'indignazione per chi sa vedere e vuole sapere. L'avete visto il nostro mare? L'avete visto il nostro mare d'inverno? Quando la spiaggia resta abbandonata, lontana dai riflettori estivi che la ripuliscono e la preparano per la grande burla sotto il solleone? Lo sentite l'odore che si attacca sulla pelle dopo un'immersione? Lo percepite l'unto che si abbraccia all'abbronzatura estiva? Dove
sono i depuratori? Dove la tutela della purezza delle nostre acque? Persa e confusa tra un dire e un mai fare. Ecco le conseguenze. Che schifo. Che schifo. Qui siamo davanti a Porto Ghianzi. Queste sarebbero Faro di Anzi. Siamo davanti al porto di Anzi. Nessuno si è impegnato a fare della nostra Anzio una città moderna, turisticamente, culturalmente, ambientalmente allettante, felicemente vivibile. Ecco cos'è la mia città. Case, 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 un improbabile cumulo di costruzioni ha invaso i nostri spazi. Un mondo di cemento colato sul nostro ambiente. Costruttori all'assalto degli ultimi fazzoletti di verde. Ti ritrovi improbabili villini dietro l'angolo. Costruzioni che ieri non c'erano e oggi ti si arrampicano sulla testa. Con il plauso, il consenso, la benedizione degli amministratori degli ultimi 20 anni, che se fanno il bene di qualche oscuro singolo, certo impoveriscono la città. Quindi si fa prima a costruire ettari di case che a fare le mense della scuola. Queste strane velocità inversamente proporzionali. Più ti erigo cemento, meno ti corrispondo servizi. Di cosa ci nutriamo io e la mia famiglia e i miei concittadini in un territorio che dimentica la cultura, la socialità, la convivenza serena, la possibilità di poter immaginare opportunità, speranze, condizioni di lavoro, in un intrigo soffocante di muri senza senso, in una ragnatela di strade sconnesse e piene di buche. Possiamo e dobbiamo cambiare le cose, in barba e alla faccia di quelli che si sono impossessati del nostro, mutandolo in loro. Una matita e un segno ci guidano al cambiamento. Poniamo fine al saccheggio, sta a noi salvare quello che di bello rimane della nostra città, riqualificando, spolverando, grattando via il marcio. Possono tornare i profumi, i suoni, i colori, i gesti antichi di nobili occupazioni. Molto si può sperare, pensare, progettare per la nostra Anzio. Si può immaginare di attraversarla la nostra città senza soffocare nel caos di motori e fumi. Pensare a strade libere, sistemate, costeggiate da piste ciclabili che la percorrono e la abbracciano tutta. Desideriamo e pretendiamo una città libera di volare, pulita, verde, che funzioni, che sappia accogliere con rispetto i viaggiatori che verranno da altre parti del mondo, aperta, cordiale e organizzata in ogni stagione, pronta ad offrire con calore i suoi sapori e colori. Anzio cambia, sta per cambiare. Ad Anzio si può godere il mare in tutte le sue dimensioni. Sott'acqua, per entusiasmarci davanti alle bellezze dei fondali e per scoprire l'incredibile museo subacqueo che ancora vi ha nascosto.
sulle barche dei pescatori, per condividere con loro la bellezza di una dura giornata di pesca. Su barconi, per ricercare lungo la costa le antiche torri di vedetta che davano l'allarme all'arrivo dei pirati saraceni e turchi. Sulle bellissime vele che punteggiano il mare di Anzio in tutte le stagioni. Dai moli di un porto che mantiene la sua autenticità e non si trasforma in un mostro dalla bocca spalancata che divora il mare alto. Possiamo ritrovare la nostra identità anche nei ricordi di un passato lungo e affascinante? Vogliamo godere del lavoro di coloro che esplorano e studiano il territorio nell'indifferenza di tanti. Vogliamo la possibilità di scoprire vicende appassionanti, nonostante il saccheggio degli ultimi decenni. Sì, certo, nella ben nota Villa Imperiale, ma anche sul Colle di Santa Teresa, per esempio. Qui è ancora chiusa l'incredibile Villa Spigareggio. Solo appassionati speleologi riescono a visitarla dal sottosuolo. È questo che immaginiamo, è questo che vogliamo, è questo che possiamo. Come una sfida vinta, un gioco finito bene, trasformiamo la nostra città. Aspettiamo che un vento nuovo invada i nostri occhi e ci restituisca una vita in una città degna e umanamente sostenibile. È possibile, se lo vogliamo. Anzio, indispensabile cambiare.